5 weekend, tutti con round doppio per un totale di 10 gare. Sono queste le novità più importanti già fissate per la formula del CIF 2013. Ma altre sono le decisioni prese o in fase di discussione per il tricolore che verrà. Ci saranno 4 giornate di test collettivi, mentre i costi delle licenze restano invariati. Per le classi al via, confermate le classi 125 Moto 3, Super Sport Moto 2, che correranno con motori standard, e Stock 600. Modifica invece per la Superbike, che dal prossimo anno si correrà con moto e regolamento Stock 1000. In fase di valutazione l'ammissione di moto Superbike fuori FISH 2013, con alcune limitazioni e l'adozione delle coperture slick su cerchi da 17 pollici. Sarà previsto un contingentamento del numero dei motori e degli pneumatici, mentre tutte le categorie saranno a gomma libera, tranne Stock 600 e Moto 2, che avranno un fornitore unico e per le quali è previsto un bando triennale.